Rassegna stampa di oggi 19 aprile 2018. Cari amici, questa è la prima edizione di oggi. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Siria, spari sul team di sicurezza dell'ONU durante la ricognizione a Douma, rinviata missione dell'OPAC per motivi di sicurezza. Gli ispettori devono trovare conferme del presunto attacco chimico nel sobborgo di Damasco, che ha provato oltre 70 morti lo scorso, che ha provocato oltre 70 morti lo scorso 7 aprile. Ma dopo gli spari di lunedì, al momento la missione è ferma, come lo ha confermato il capo dell'OPAC Ahmed Uzumku. Bus Arsizio crolla contro soffitto di scuola elementare, 3 bambine ferite lievemente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 con 2 ambulanze e un'auto medica. Una delle piccole colpite dai pannelli è stata trasportata all'ospedale di Busto per essere medicata, mentre le altre sono tornate a casa con i genitori. Andrea Bacci, 2 condanne per gli spari contro l'imprenditore amico di Renzi. Giuseppe Raffone e Pasquale D'Alterio dovranno scontare rispettivamente 7 anni e 6 mesi e 6 anni e 9 mesi. Dietro gli atti intimidatori c'erano motivi economici. Un credito da 270.000 euro messo a rischio dalla richiesta di fallimento per bancarotta dell'Accoam, azienda controllata da Bacci. Bullizzano il prof e il video girato in un istituto di Lucca finisce in rete. Si mette in ginocchio, denunciati 3 minori. 3 studenti, tutti minorenni dell'ITC Carrara di Lucca, sono iscritti nel registro degli indagati dopo un atto di bullismo di prepotenza nei confronti del loro professore di italiano e storia, un docente di 64 anni, ripreso mentre veniva minacciato e insultato in classe da uno di loro. Il video è diventato virale nella rete. Nell'individuare i 3 indagati, Polizia Postale e Digos hanno proceduto d'ufficio e oggi il preside della scuola ha anche presentato formalmente una denuncia. Lavoro, Tridico dice sbagliata la proposta di Boeri sui salari più bassi al sud, investire su infrastrutture e servizi. L'economista indicato da Di Maio come ministro di un eventuale governo Movimento 5 Stelle contesta uno studio del presidente INPS in base al quale servono deroghe ai contratti nazionali per permettere alle aziende di pagare di meno i dipendenti del mezzogiorno, dove il costo della vita è più basso. Tridico dice nessun riscontro empirico, il risultato sarebbe solo ridurre ulteriormente la produttività. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.